Interventi per fronteggiare il contagio da Covid, il quadro riepilogativo delle misure inviato dall'ANCI alle amministrazioni locali. Continuerò a lavorare per i comuni La che lettera è stabiliscono stata zone inviata rosse ai sindaci del Molise dal presidente regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Pompilio Sciulli, che ha inteso raccogliere in un quadro di sintesi le misure e gli interventi presenti nel decreto cosiddetto Cura Italia, predisposto dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a salvaguardia dei cittadini e a contrasto del contagio da Covid-19. Le misure sono molteplici e riguardano vari ambiti di intervento, partendo dalle azioni amministrative che prevedono la nomina di un commissario straordinario, oltre che la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari, l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, compreso le estensioni alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche, oltre a prevedere anche la proroga fino al 31 agosto della validità dei documenti di riconoscimento ed identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Le pubbliche amministrazioni sono altresì autorizzate fino al 31 dicembre ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività. Nel Cura Italia vi sono elencate numerose misure come quella in materia di contratti pubblici. Le pubbliche amministrazioni, sempre fino al 31 dicembre, sono autorizzate ad acquisire beni e servizi finalizzati ad agevolare il lavoro agile, oppure la misura in materia di ambiente ed energia, dove si prorogano al 30 giugno i termini di scadenza di alcuni adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti. Previste anche proroghe dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili e dei meccanismi per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali.